Presidente, c'è una proposta del consigliere Antonio Saggese che è un po' rivoluzionaria, della possibilità che la Regione Lombardia possa entrare con una quota minima nel capitale delle banche popolari. Lei vede la cosa come possibile? Ci state ragionando seriamente? È una cosa interessante, perché le banche popolari sono un sistema molto importante e utile, specifico delle nostre realtà, che va salvaguardato. Questa legge del governo ne snatura il sistema. Noi siamo interessati, adesso valuteremo questa proposta, che deve fare i conti con due questioni: una, la normativa di legge, per vedere se è possibile, e secondo, le risorse, perché con la legge di stabilità il governo ci impedisce di fare investimenti sostanzialmente nel 2015, quindi vediamo come. Però abbiamo una grande flessibilità con la nostra Finlombarda, per cui la proposta mi interessa, adesso valuteremo. Va bene. Oggi ha visto Renzi, avete avuto modo di parlare anche di queste leggi che vengono impugnate. Sì, gli ho detto, ma perché hai impugnato la legge sulle nutrie? Ma cosa? Sulle moschee. E perché hai impugnato la legge sulle moschee? Ah! L'hanno portato, so come funziona, non è che si porta l'impugnativa, si va dal Presidente del Consiglio, si dice, si porta l'impugnativa e va così. Quindi. Mi sono convinto che da parte sua, Matteo Renzi, non c'è un atteggiamento persecutorio, diciamo così, nei confronti della Regione Lombardia. Da parte sua, da parte del governo sì, anche perché mancando il ministro dei rapporti con le regioni, queste cose vengono decise dai funzionari, dai burocrati, no? Quindi questo è il problema. Però. Beh sì, c'è l'impugnativa, però l'impugnativa non sospende l'attuazione della legge, non sospende l'applicazione della legge. Quindi, ci hanno impugnato la legge sulle nutrie, ci hanno impugnato la legge sul Made in Lombardia. Cioè, ci mettiamo così e buonanotte allora. Poi ho protestato con lui per i tagli che ci ha fatto, però sono cose note. Invece di Podemos, su Podemos di Grandini, questa forza sindacale, cosa ne pensi? Podemos? No, c'è arrivata la lettera di Grandini, la lettera di Tenzi. Cos'è, spagnolo? Podemos? Sulla... Che Guevara, quelle robe lì. Non so, vedrò, approfondirò. Senta, tornando alle popolari, quali altri soggetti potrebbero essere coinvolti in questa proposta della Regione? Il dottor Frattapasini dentro ha parlato per esempio delle fondazioni bancarie. Sì, le fondazioni bancarie vivono anch'esse un momento non facile, come le camere di commercio per i tagli indiscriminati del governo. Ma questo è un momento interessante, perché si sta rimescolando tutto, anche sul piano istituzionale: la cancellazione delle province, la nascita delle cosiddette aree vaste o aree omogenee, è tutto da scrivere, il nuovo assetto istituzionale del futuro, e noi ci stiamo lavorando come regione. Se assieme a questo ci mettiamo anche la riorganizzazione, che so, proprio delle camere di commercio, adesso ce n'è una per provincia, non ci saranno più le province, rimangono 12 le camere di commercio in Lombardia o si aggregano, no? E anche le associazioni di categoria e le fondazioni. È un momento interessante da questo punto di vista, perché è un momento creativo, dobbiamo metterci a ragionare sui nuovi assetti del futuro, e non parlo solo degli assetti istituzionali, cosa c'è al posto delle province, ma anche l'integrazione tra pubblico e privato, e quindi il ruolo anche delle fondazioni e nelle banche popolari. È tutto da scrivere. Ma anche questa materia potrebbe essere oggetto di una richiesta di maggiore autonomia come competenza, se ne era già parlato in passato, per quanto riguarda il credito. Abbiamo in corso di realizzazione un referendum su questo, e proprio io parto dal principio che voglio maggiori autonomie, maggiori competenze e maggiori risorse per fare quello che serve in Lombardia. In Lombardia serve che la Regione entri a sostenere nel capitale, nell'equity, le banche popolari. Se serve, sì. Se mi convinco che va fatto, troveremo il modo di farlo. Se è sbagliato, perché non va bene che il pubblico entri nelle banche popolari, non lo farò. Però adesso credo che è proprio il momento della creatività. Vediamo che cosa serve per costruire le solide basi per la Lombardia del futuro.
lei sarà presente in Veneto nella campagna elettorale di Trump? Certamente sì, l'ho incontrato oggi, gliel'ho detto, mi ha già fissato un paio di appuntamenti e quindi io sostengo Zaia. Poi, come ho detto, ho cercato di evitare la rottura. Ho parlato a lungo con Tosi, gli ho fatto delle proposte venerdì, sabato, domenica, che se avesse accettato probabilmente non si sarebbe arrivati alla rottura. Purtroppo mi ha detto di no, con rammarico devo dire, perché siamo amici, però se mi costringe a scegliere tra la Lega e Tosi, tra la Lega e uscire dalla Lega, io sono della Lega, dei secoli dei secoli. Grazie.